continua il nostro viaggio alla scoperta della parrocchia di San Martino in Riparotta di Rimini. Oggi siamo venuti al Sottomarino Giallo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Molto bene. Entriamo? Sì. Grazie. Prego. Entriamo nella cucina del Sottomarino Giallo e incontriamo Elisa e Lele. Che cos'è il Sottomarino Giallo? Il Sottomarino Giallo è una casa gialla dove noi come famiglia abbiamo pensato di accogliere dei ragazzi profughi, richiedenti asilo, e visto che questa era l'urgenza che ci è sembrata imminente, abbiamo pensato di aprire questa casa a loro. Elisa, una casa aperta da circa un anno, quanti ragazzi sono entrati? Finora ne sono passati circa 16, alcuni hanno ottenuto i documenti, altri invece sono ancora qui con noi. Ognuno di loro cerca l'occasione della vita perché hanno storie difficili alle spalle, chi è stato incarcerato, chi è stato torturato, chi è dovuto scappare per salvarsi la vita, e quindi sono alla ricerca di un momento per ricominciare, un'occasione per ricominciare. Noi cerchiamo di fare questo, li accompagniamo nei mesi in cui chiedono i documenti, in cui dimostrano la loro storia, e cerchiamo loro di insegnare un po' la lingua, come si vive da noi. Abbiamo realizzato le lasagne, insegnato a fare la piadina e a giocare a tombola o a fare tante altre piccole cose, perché piano piano entrino nella realtà, perché è proprio sbagliato pensare che solo con i documenti sia possibile farli italiani. Loro diventeranno italiani se sapranno integrarsi davvero. No, tu, amoro, tu puoi. Amoro, tu puoi. Amoro, tu puoi. Questo deve correre. Leggere, suonare. E l'altro aspetto importante è che si sentano accolti. Questo è l'altro aspetto su cui noi cerchiamo di avere molta attenzione, per cui non possiamo riprodurre le loro famiglie, però possiamo far sì che si sentano a casa nei mesi che hanno trascorso con noi. Due grandi ostacoli sono la lingua, cioè imparare l'italiano, e sicuramente anche trovare un'occupazione, trovare un lavoro. Ecco, anche su questo voi li avete accompagnati tanto. Abbiamo a tutti trovato un lavoro, quindi ognuno di loro ha trovato un ambito, chi è in spiaggia, visto che siamo a Rimini, chi nei ristoranti, insomma è abbastanza facile trovare un lavoro estivo. Però questa cosa credo che sia importante, perché ha dato loro una dignità, un essere, un sentirsi partecipi della vita quotidiana, quindi possono andare in giro a testa alta anche in bicicletta, perché loro comunque avevano un lavoro, hanno guadagnato i loro soldi, dove loro hanno acquisito un po' di dignità, perché non sono qui a nascondersi, sono qui per incominciare a vivere qui, e questo è stato credo un gran bel passo per loro. Qual è il rapporto con il territorio attorno? Ma loro si sono fatti ben volere dappertutto, sia al lavoro dove si sono fatti conoscere, sia qui intorno dove hanno un buon rapporto con i vicini. L'anno scorso abbiamo aiutato per raccogliere le olive o per tante quelle piccole incombenze che in campagna succedono. Non sempre è facile rompere il ghiaccio, però ci sembra bello che tutte le volte che qualcuno è venuto a trovarci poi è tornato, quindi si sono creati dei rapporti che stanno diventando rapporti stabili con gli scout, con i gruppi, ma anche semplicemente con alcune famiglie, con la Caritas della parrocchia. Insomma, piano piano abbiamo costruito una rete di relazione e loro sono protagonisti di questa rete di relazione, quindi per noi è una cosa bella. Questo? Sì, dai, che dopo le mettiamo via. Oh oh, très bon! Nella casa ci sono degli educatori che stanno tutti i giorni con i ragazzi in modo stabile. Bio, tu sei uno di questi. Che cosa ti dà questa esperienza? Io ho sempre fatto cose diverse, ho lavorato con i giovani, non avevo mai lavorato con i rifugiati. E quello che mi è piaciuto di più e mi ha arricchito di più è nel quotidiano conoscere delle storie, delle persone e provare insieme a costruire qualcosa che secondo me profeticamente sarà il futuro, che vogliamo o non vogliamo, questo sarà il futuro, cioè imparare ad accogliere e a stare insieme a delle persone che sono molto diverse da noi, ma che hanno anche valori, capacità e speranze come le nostre.
Spero di parlare presto bene l'italiano, molto bene, perché così potrei ottenere i documenti e così ottenere un lavoro. Il bagnino, lavoro insieme. Sono felice di come mi hanno accolto. Sono stati tutti molto gentili, amichevoli, mi piacciono. Ho avuto tante difficoltà nel passato, ma il passato è passato. Ora preferisco concentrarmi sul presente, guardare al futuro con speranza. Preparare e mangiare per noi qui, africano cibo, perché italiano non conosci così. Io lavorare, lavoro di squadra, tutti insieme. Spero di ottenere i documenti. I documenti sono un problema. Un altro problema è la lingua. È importante parlare l'italiano. Se non parli italiano, non riesci ad ottenere un lavoro. Le persone qui sono molto in gamba. I nostri problemi sono i loro problemi. Le nostre speranze, le loro. Che cosa speri per il futuro? Ai documenti. Vivo bene, hai lavoro, hai figli, sì, famiglia.